3, 2, 1, mi guardate. In realtà l'idea è nata da Giuseppe, che ha visto un post su Facebook che praticamente spiegava come una scuola di Alcamo, il liceo scientifico di Alcamo, aveva incentivato gli studenti nell'uso delle borracce e nella diminuzione del consumo di plastica. E voi siete andati dal preside e avete chiesto una fontanella? Esattamente, sì, siamo andati al preside e abbiamo chiesto di copiare l'idea. È nato un po' dal nulla, perché avendo io fondato un movimento di ragazzi che si chiama Trash It Out, ho avuto l'opportunità di parlare con Sara Scarafia, che mi ha dato appunto l'opportunità di parlare con l'AMAP, con la città metropolitana, con il sindaco, e quindi di portare avanti e di attuare l'iniziativa, che l'idea che era la nostra volontà, diciamo. Speriamo adesso di trovare le borracce, o meglio le risorse per acquistare le borracce per tutti gli studenti, e di abbattere notevolmente la plastica prodotta giornalmente da questa scuola, che ha 1700 utenti giornalieri. Ma noi siamo contenti dell'inaugurazione di questa fontanella all'interno del liceo Cannizzaro, perché un po' è una nostra piccola vittoria come giornale, perché abbiamo sostenuto la battaglia di questi ragazzi ai quali va tutto il nostro riconoscimento, intanto per aver raggiunto un obiettivo e quindi aver dimostrato che battendosi per qualche cosa la si può ottenere, secondo proprio per il fatto che si sono battuti, e questo è importantissimo: battersi per un'idea, per una cosa, sia una fontanella sia qualcosa di più grande nella lotta contro il cambiamento climatico, è una cosa molto importante, e noi siamo stati contenti di sostenere questa iniziativa. Quanto è stata importante la battaglia di Greta per sensibilizzare i giovani all'ambiente? Sicuramente ha portato, penso, al centro del dibattito politico qualcosa che è veramente importante ai giorni d'oggi, perché abbiamo visto come negli anni il clima stia peggiorando, nel senso che i cambiamenti climatici si notano anche a livello locale. L'inaugurazione di una fontanella con acqua refrigerata presso il liceo Cannizzaro dimostra la sensibilità prima di tutto della scuola, ma soprattutto di due straordinari ragazzi che hanno avuto un'idea innovativa che va esattamente in tendenza rispetto alla visione che oggi ha la città metropolitana e la città di Palermo.